Buongiorno gente, oggi è il video del Q&A e sono un po' indeciso su dove registrarlo. Non so se registrarlo qui, in mezzo a tutta questa gente. O magari qui, nella mia bellissima home gym. Vi ricordate che bei video che facevo qua dentro, eh? O registrare qui sul mio bellissimo furgone, che tra l'altro se seguirete il canale vedrete che grandissima trasformazione farà. Ma non lo so, raga, forse anche qui in garage sarebbe figo fare questo Q&A. Non ne ho proprio idea. Oppure potrei farlo qui, tipo Montemagno style, che ne pensate? Ma questa posso anche toglierla, ora non serve. Anche se forse il posto più giusto è questo, visto il grande seguito che ho sul mio canale. Ma invece alla fine ho deciso di portarvi qui, nel mio regno, dove io monto i video in questo computer, dove diciamo ho tutto ciò che mi serve per poi registrare i video e portarvi queste grandi perle su internet. Per fare questo Q&A sono 2 giorni che guardo video su YouTube, da Peter McKinnon a Caseniste a Luis Nasca, cioè ho visto tutti i Q&A per cercare di prendere un po' di spunti, di ispirazione, così, diciamo così. Ma alla fine ho capito che bisogna far uscire il proprio carattere, anche perché ho creato questo canale YouTube per portare i miei contenuti e per far uscire il mio carattere, quindi è inutile che vado a copiare altri format. Quindi si parte per questo viaggio e per questo Q&A. Allora, Mauro Medici chiede la differenza tra una cartuccia pressurizzata e una non pressurizzata. Cosa cambia in termini di prestazione? Allora, diciamo che il dire che hai la cartuccia pressurizzata fa molto figo. Ti posso dire che tra cartuccia originale e una cartuccia aftermarket cambia da così a così. A parte il fatto prestazionale, anche diciamo come regolazioni, la semplicità di regolare un precarico per dire, diciamo cambia in questi termini. Tra una cartuccia aftermarket e un'altra pressurizzata, te lo dirò quando le provo, perché le ho montate, ma purtroppo non so darti delle sensazioni. Le ho già provate su altre R6. E devo dire che mi sono trovato molto bene, però comunque dipende molto dal livello del pilota, diciamo. Dennis Bert invece chiede: ciao, un consiglio, vorrei cambiare il serbatoio d'olio freni anteriore. Anzi, se si potesse non lo metterei, non mi piace proprio. Ma se volessi nasconderlo da qualche parte o metterlo sotto più basso rispetto alla leva freno in modo che non si veda, c'è qualche problema o controindicazione? Grazie. Allora, una domanda mi sorge spontanea. Perché? Perché? Cioè, è tanto bellina lì la leva, la pompa. Cioè, è una piccola, non è essere, chissà che. Ah, diciamo che c'è un grande problema. A parte che va messa a vista e non l'hanno messa lì a caso, va sempre a vista per controllare che ci sia olio, perché comunque quando freni arrivi magari giù in fondo al rettino del Mugello e se manca l'olio te ne accorgi. Diciamo poi c'è anche una problematica meccanica, l'olio va sempre per caduta, quindi diciamo il serbatoio deve sempre stare più alto della pompa. Per farti un esempio, nel freno dietro è possibile sostituire il contenitore con dei tubi siliconici che appunto contengono all'interno l'olio e sono chiusi da un tappo in Ergal, ma il freno dietro è il freno dietro e comunque sempre sopra la pompa, mai sotto. Il freno davanti io consiglierei di lasciarlo stare il più possibile, anche perché chi progetta queste moto non credo sia scemo. Scuderia Nox chiede: si può trombare prima delle qualifiche? A 92 Dalce chiede: io sarei interessato a capire le differenze tra stock e super sport ed anche le differenze di manutenzione tra super sport e stock.
Io ho un RS Stock, mi è stato riferito che il problema maggiore sono le bronzine, corretto? Magari fossero solo le bronzine. Allora, per questo ho fatto già un video, lo trovi sul mio canale e se vuoi puoi cliccare qui, e dove già spiego la differenza tra Super Sport, Stock e originale. Quindi ti consiglio di guardare quel video perché spiego anche nel dettaglio l'usura del motore, le tempistiche con cui fare tagliandi e revisioni. Allora, Manuele Terribile chiede: se fai più video sulla manutenzione ordinaria su un RS sarebbe ottimo. Anche io, no, ma purtroppo mi manca esperienza e conoscenza. Se però vedrai il Mugello, scrivimi, se posso aiutare lo faccio volentieri, sono toscano. Spesso, anche per piccole cose, un aiuto va sempre comodo, anche solo per lavare e mettere la moto sui cavalletti. Un saluto. PS, quali sono per te i difetti e pregi di un RS6 2006-2007? Potrebbe essere un nuovo video. Sì, potrebbe essere un nuovo video che spero di fare a breve, appena riaprono le piste. E allora, intanto grazie, perché se mi vuoi dare una mano è sempre ben accetta. Se mi seguirete su Instagram, insomma, pubblico lì, pubblico sempre ogni volta che mi muovo, ogni volta che vado in pista, ogni volta che organizzo qualche data, qualche cosa così. Quindi se mi seguite su Instagram trovate tutto e magari ci becchiamo in pista. E sui video della manutenzione ordinaria devo dire che sono seriamente propenso a interromperli perché ho visto che danno molto fastidio agli esperti di settore, diciamo, a vari meccanici, eccetera, eccetera. Anche perché sembra quasi che gli vai a togliere un lavoro. È giusto che ognuno faccia il suo mestiere, io corro in moto da ormai parecchi anni, ho il mio team, mi gestisco tutte le moto da solo, insieme a amici e gente più esperta di me sicuramente, quindi inizio un po' a entrare nell'ottica che questi video sono un po' da accantonare, diciamo. Ovviamente se potrò darò sempre dei consigli utili, però preferisco spostare il canale verso, diciamo, la pista, tutto ciò che riguarda la pista, le mie gare, le mie esperienze, le mie uscite, e diciamo vorrei portare il canale in quella direzione, non fare tutorial. Tanto ormai il web è pieno di tutorial e non li vedo molto utili. Però se capita qualche cosa, insomma, se mi chiedete qualcosa di specifico, posso sempre mettermi lì e fare qualcosa, sicuramente. Jacopo Picciotto, quanto guadagni con YouTube? Ricco, faccio proprio i soldoni. Questo, zero. Ah, Niccolò Fameli 01. La moto più emozionante che hai guidato? Allora, viene da dirti la mia ex Ninja, perché non perché sia una moto da prestazioni chissà cosa, ma perché ci sono cresciuto, ci ho fatto le mie prime gare, ci ho fatto tanti viaggi, mi ha trasmesso tante emozioni e quindi proprio per un fatto affettivo ti direi la mia vecchia Ninja. Sì. Anto GLL chiede: la tua carriera da pilota? Quale carriera? Allora, diciamo che non mi ritengo un pilota, anche perché i piloti sono quelli pagati per correre. Io pago per correre, perché questa licenza non me la passa nessuno, me la compro attraverso il motoclub e quindi io pago per correre. Non sono ancora arrivato al livello di essere pagato per correre, anche perché dovrei avere più sponsor che coprono l'intera cifra, anzi fanno sì che la cifra che prendo dagli sponsor avanza e quindi io diciamo, mi faccio uno stipendio, ma non sono ancora arrivato a questo livello e spero di arrivarci un giorno, ma è dura. Ti direi che ho iniziato a correre nel 2014, ho fatto per 3 anni il Trofeo Italia, quindi 2014, 15, 16. Nel 2017 sono entrato in Coppa Italia e ho fatto il Trofeo Amatori. Nel 2018 ho intrapreso la strada nel Pirelli Cup e nel 2019, se avete visto i video della stagione scorsa, per varie problematiche tecniche non ho potuto correre tutto il campionato, ho fatto soltanto una gara del Pirelli Cup e la 200 miglia.
diciamo, è questa la mia carriera. Non ho avuto grossi risultati in ambito nazionale, sicuramente, però ho fatto bei tempi, me la sono cavata, qualche coppetta l'ho portata a casa, non mi lamento, diciamo, dai. La mia ambizione è, diciamo, arrivare a correre nel National, ma la vedo dura. La Pad Garage chiede: moto preferita in assoluto, moto migliore che hai guidato, moto che useresti tutti i giorni. Allora, moto preferita in assoluto, ti direi non ce l'ho, mi piacciono tutte le moto e ogni moto ha un suo perché, quindi mi piacerebbe provare tante moto e in realtà nella mia vita ne ho provate veramente pochissime. Però mi piacerebbe veramente provare tante moto, infatti quest'anno se qualcosa riapre vorrei provare, ho in mente un po' di moto da provare e insomma vi farò sapere questa cosa, però io penso ogni moto abbia un suo perché, quindi non ho delle preferenze proprio. Moto migliore che hai guidato, moto migliore che hai guidato fino a questo momento, la moto migliore che ho guidato è l'R6, proprio come impostazione di guida, come ciclistica, è veramente una moto spettacolare. Moto che userei tutti i giorni, un supermotard. Sì, comprerei un bel supermotard, sì, per la vita che faccio, per tutti i giorni, un bel supermotard. Sì, mi piacerebbe molto. Allora, De Maurone chiede: perché e come hai iniziato ad andare in moto? Allora, bellissima domanda intanto. Perché ho iniziato ad andare in moto? Perché è sempre stato il mio sogno, perché mi piaceva. A 16 anni ho comprato la prima moto a marce e da lì non sono più sceso. Diciamo una passione forse trasmessa anche dalla famiglia, anche mio padre ha sempre avuto moto, mio nonno anche, e quindi nulla, io sono cresciuto con questa passione per le moto e sognavo di correre già a 14 anni, solo che il problema era il budget. Non nasco da una famiglia ricca, benestante, quindi diciamo con fatica, lavorando, finalmente a 20 anni sono riuscito, no, a 19 anni sono riuscito a comprare la Ninja e da lì poi piano piano ci sono voluti altri anni per renderla competitiva e poi iniziare a correre. E su questo farò un video forse, anzi forse se spiego qualcosina in questo video qui. Se volete andare a scorrere anche comunque nelle playlist, nei video che ho su YouTube, c'è un video in cui mi presento e spiego un po' perché ho iniziato a correre. FastMike06, mi dico Fast, chiede: quante volte la lanci in un anno? Onestamente. Ma io penso se non lanci almeno 2 o 3 volte l'anno vuol dire che vai piano, quindi sì, ti direi per mia esperienza sì, 2 o 3 volte l'anno la lancio. Sì, 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 sicuro. Quello sì. Direi che siamo giunti al momento fatidico, quello che tutti voi aspettavate da questo video, il mio pensiero su tutto il gossip, perché di gossip parliamo, che è successo tra i pilotoni, un attimo, tra i piloti Superbike, CIV, eccetera, insomma i grandi pilotoni, e Nasca. Ora io per fare questa foto, io penso sia l'unica foto che mi sono fatto con un pilota insomma in 30 anni di vita. Io ritenevo ritengo Davide Giuliano un fenomeno, un pilota veramente forte, che insomma era sempre tra i primi 5-6 del mondiale Superbike, quindi insomma è un fenomeno. Il problema è ha avuto un po' di sfighe, sì, cioè. Ora io non mi voglio addentrare troppo in quello che è successo, diciamo che lo spiega molto bene l'articolo di moto.it e che trovate tra l'altro qui sotto nei link in descrizione. E secondo me in quel momento è proprio caduto lo sport, è stata veramente una diretta penosa, organizzata a dovere da, nemmeno lo nomino per non fargli pubblicità, e ma che dire, sono stati magari istigati, è stato un complotto, vogliamo dire che una frase mi viene in mente, che se ne parli bene o se ne parli male, l'importante è che se ne parli. Ora,
che un Davide Giuliano, un Alex Polita, insomma tutta la famiglia Polita e tutti gli altri grandi piloti che erano presenti in quella diretta si mettono a parlare di uno che per vivere fa video su YouTube, mi sembra alquanto strano. Insomma, parliamo di piloti del mondiale. Ora, può girare le palle, e sono sincero, è vero, vedere che uno che fa il trofeo motori, che fino a ieri faceva il MES, abbia sponsor come Dainese, AGV, che prenda il box da solo, che faccia, diciamo, che spenda quello che si spende per fare un CIV per correre poi nel MES, che abbia un team di 3, 4, 5 persone dietro che seguono la sua moto. Sì, può far girare le palle a molti e l'invidia è tanta. Oltretutto tutte le magnifiche esperienze che fa lui grazie ai suoi video, ma io penso che appunto grazie ai suoi video se le sia anche un po' meritate. Cioè, avere un canale YouTube di 560.000 iscritti vuol dire un pubblico enorme, e ormai si sa, le aziende guardano questo, le aziende vogliono trasmettere il loro brand, e non c'è via migliore che YouTube. Ormai YouTube ha superato altamente la televisione, nessuno penso spende più in pubblicità in televisione, oddio sì, però secondo me costa molto meno pagare uno YouTuber che ha 100, 200, 300 mila iscritti che mandare una pubblicità su Mediaset o Sky. Quindi, diciamo, vuoi pensare al complotto? Boh, pensiamo al complotto. Vuoi pensare che sia tutta una cosa pubblicitaria? Pensiamo che sia una cosa pubblicitaria. Sicuramente è una cosa che ha fatto schifo a molti, e piloti di questo calibro non si dovrebbero mettere, diciamo, a fare questi giochini. Non credo ne abbiano bisogno. Oltretutto ho visto anche che adesso molti piloti della MotoGP e della Superbike hanno aperto un loro canale YouTube. Tommaso Marcon, pilota Moto E e Moto 2, Scott Redding, ma anche lo stesso Valentino Rossi ha un canale YouTube della VR46 Academy. Cioè, ormai tutti, cioè, il mondo del marketing si è spostato online, si è spostato su YouTube, su Instagram, sui vari social. E è un'evoluzione, quindi anche questi piloti dovrebbero capire che c'è questa evoluzione, e che tra l'altro sono anche seguitissimi, ho visto online, quindi purtroppo è così. E il mio pensiero è che, non lo so, io sono propenso a dire che è stata tutta una trovata, diciamo, pubblicitaria. Non lo so, il dissing attira molto, il gossip tira tantissimo, e ma non so, forse sono stati anche un po' ingenui questi piloti a tirare fuori questa rabbia che avevano dentro nei confronti di Nasca. Poi, cioè, chi è Nasca? Alla fine, cioè, non è un pilota superbike, cioè farà quest'anno il trofeo amatori, lo ritengo un mio pari livello, ma mi dispiace molto che piloti del genere si confondano in queste cazzate. Però, non so, vedremo le prossime evoluzioni. Intanto ho visto anche Salvatori che ha fatto il video, insomma, la risposta al dissing. Quindi, ma ci faranno un po' ridere un po' questo periodo di noia. Magari ce la fanno passare un po'. Comunque, torno a dire che se ne parli bene o se ne parli male, l'importante è che se ne parli, e questo è proprio una base fondamentale del marketing. E vabbè, lasciamo stare. Comunque, questo è il mio pensiero. Io ringrazio tutti, perché siete stati veramente tantissimi a avermi fatto domande. Mi dispiace se qualche domanda non ho risposto. Sicuramente farò un prossimo Q&A, quindi se avete qualche domanda scrivetela qua sotto nei commenti. E se volete, seguitemi su Instagram per essere sempre aggiornati su tutto ciò che faccio. Sto cercando di aprire anche un canale Twitch, cioè in teoria già ce l'ho il canale Twitch, però non porto nulla ancora perché non ho capito come funziona. Se qualcuno
gentilmente mi spiega come funziona, io inizierei anche a fare qualche direttina lì, qualche gaming. Ho detto ormai ora vanno i gaming, ho detto ho scaricato Call of Duty ma non funziona, non so perché, trovo molta difficoltà. Comunque il video è finito, quindi io vi ringrazio tantissimo per essere stati qui con me e per avermi fatto tutte queste domande. Spero vi sia piaciuto, spero abbiate passato minuti di divertimento e nulla, ci vediamo al prossimo video che sarà mercoledì. Tra l'altro mi ricordo una domanda mi diceva quando riprenderò a fare video di allenamento specifici per i motociclisti, e forse mercoledì troverete, non lo so, ma troverete qualche cosa che potrà farvi accendere la lampadina per come allenarsi in garage. Quindi vi aspetto mercoledì sul mio canale per un prossimo video. Ciao!